Salve a tutti ragazzi e bentornati sul canale Gema Gamer. Oggi siamo qui nel video recap finale della VL. Ho evitato di portare altri video perché innanzitutto questa VL nemmeno sapevo di finirla. Non dovevo finirla, però come sempre riesco a finirle tutto sommato. Poi delle partite qui mancheranno perché non dovendo registrare, perché non dovevo portare il video, molte partite non le ho proprio clippate. Però per sicurezza verso la fine, infatti queste sono le finali quasi, ho deciso di salvarmele perché potevano servirvi per un eventuale video. Però oggi, raga, ve l'ho portato perché è successo dell'incredibile. È successo dell'incredibile. Ho sfiorato la top 100 questa settimana. Ho sfiorato la top 100. Semplicemente non ci sono entrato per punteggio e abilità, che secondo me dipende un po' dal fatto che non ho trovato avversari fortissimi all'inizio. E poi nel finale. No, qui era 23, la partita per il 23. Poi nel finale ho perso una partita che non so se l'ho messa qui, mi sa di no perché non ce l'avevo registrata. 4 a 1. Quel 4 a 1 con il 3 a 0 anche della partita persa nelle prime 5 mi ha abbassato il punteggio abilità. Poi anche il fatto che molte partite sono finite 1 a 0, 2 a 0, quindi non ho fatto tantissimi gol. Purtroppo mi hanno penalizzato sotto questo punto di vista. Allora, vi racconto un po' com'è andata la VL. Le prime 10 partite ero 10-1. Poi ho giocato e la seconda partita di VL l'ho chiusa 14-1. Dopodiché l'ultimo giorno, raga, ero 26-1 e ho perso la 27esima. E poi queste qui, come state vedendo, sono andate avanti fin quando non ho fatto il 28. Che è un risultato bellissimo, raga. Bellissimo e che è anche soddisfacente. Che dopo aver fatto il 23 settimana scorsa, che mi ha dato un po' fastidio. Però per quanto riguarda i premi, mi è andata bene. Mi aveva un po' lasciato così, senza parole, perché passare da 26-27 a 23 nel giro di una settimana è stato un duro colpo. Però adesso siamo tornati. È anche in grande forma. Un Elite 1, però a 28. Quindi abbiamo fatto con la vittoria in più. Il prossimo. Raga, il prossimo passo da fare. Il prima possibile, spero entro la fine del gioco. È fare il 29. Quindi entrare in una top 100 per soddisfazione di vedere il mio account lì. Perché so che siamo a fine anno. Però nonostante tutto, che siamo a fine anno, ho beccato dei pro. Ho beccato due pro. Nelle prime 15, per fortuna mi è andata bene, mi è girata bene per una volta. E nel finale, raga, dalla 17esima in poi ho beccato tutta gente verificata, top 120, 150. Quindi matchmaking era così così. E questa è la partita, ragazzi, che ci ha permesso di fare il 28 con un Cruyff, ragazzi, che era on fire questa VL. Lui e Mbappé Toti. Fenomenali finalmente. Mbappé Totti prima VL l'ho usato, non riuscivo a usarlo, ma questa è andata benissimo, ha segnato tanto. E poi ci avviciniamo qui l'ultimo gol che ha fatto quittare l'avversario. Mandiamo avanti Cruyff, finta. Raga, vedete Cruyff, un animale. Tiro sul primo palo, gol, quitta. E ci regala la win numero 28. È stata una VL fantastica, mi dispiace che il video è uscito abbastanza corto, raga, però non avevo materiale per portarvi di più. Prossima volta vedrò di organizzarmi meglio, adesso vedrò un po' cosa fare per questa fine di FIFA. Ovviamente vi porterò le tattiche che ho un po' cambiato per questa VL, dopodiché vorrei cambiare un po' e iniziare a portare qualcos'altro. Se avete qualche idea qui nei commenti fatemi sapere. Io purtroppo posso portarvi attualmente Fortnite, For Honor, Crash e dove avere qualche altro titolo sparso di qua, quindi fatemi sapere voi se volete qualcos'altro. Vi ricordo di passare da Twitch, lasciate un mi piace, condividete, iscrivetevi al canale, fatemi sapere voi qui sotto com'è andata questa UL. Noi ci si becca al prossimo video, un saluto da GemaGamer, ciao!